Ciao a tutti, grazie per essere iscritti al canale. Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, attivate la campanellina e mettete il like. Oggi faremo, come promesso, il tutorial di un assolo fatto molto probabilmente da Thomas McClary, chitarrista dei Commodores di Lionel Richie. Fantastico assolo che non ha tantissime note. Però non è proprio per niente da dare per scontato perché è molto difficile. Ovviamente tutti i chitarristi dei Commodores, oggi parliamo di del grandissimo Thomas McClary, ovviamente tutti quanti i super esperti di chitarra che nominano sempre i soliti chitarristi non nominano mai Thomas, è uno di quelli che secondo me viene nominato troppo poco, bisognerebbe nominarlo di più perché è veramente uno dei più grandi al mondo, secondo me, per il suo tocco magico. La chitarra è un po' scordata, però facciamo il tutorial lo stesso, perché non ho voglia di accordarla. Allora, l'assolo si svolge in questo giro. Lo ripeto un po' più a tempo. E poi riparte. Questo 4 volte. Adesso l'ho fatto con le due corde, però l'accordo completo sarebbe La bemolle o Sol diesis, Do minore, Si bemolle, minore e Mi bemolle. Quindi riepilogando La bemolle, Do minore, Si minore e Mi bemolle. Tutto questo 4 volte per poi chiudere alla fine con sempre La bemolle. Allora, l'assolo inizia così. Praticamente il primo giro, nel primo giro di accordi, l'assolo fa così. Quindi, alla terza corda, all'ottavo tasto, alzo per poi cadere al sesto tasto sempre della terza corda e poi col mignolo colpisco il nono tasto della quinta corda. Quindi in sintesi questo è il lavoro che faccio. Poi ricolpisco il mignolo e lo faccio scivolare il mignolo al nono tasto della quinta corda e lo faccio scivolare a un'altezza che poi va a finire sfumando. Ovviamente se avete un suono, adesso io non ho nessun effetto acceso nella chitarra, solo il distorsore economico tra l'altro, con gli effetti che sfumano che il risultato risulta simile, esce simile all'originale. Questo assolo non ha tantissime note, però il problema è come vengono fatte, bisogna proprio allenarsi tante volte per sfumarlo bene. Quindi, scusate, ecco adesso mi è uscito un po' meglio. E poi, stesso discorso, terza corda, ottavo tasto, alzo, per poi cadere al sesto tasto della terza corda. E poi prendo sempre il sesto tasto della terza corda e lo faccio scivolare giù, sempre a un punto non
che va sfumando. Quindi il nostro primo giro è questo. Scusate. Nel secondo giro di accordi, il nostro amico Thomas, grandissimo Thomas, fa così. Praticamente, alzo ancora l'ottavo tasto, terza corda, per cadere al sesto tasto, terza corda. Poi, alzo, praticamente alzo al 16 della quinta corda, poi alzo all'11 sempre della quinta corda, poi colpisco senza alzare nella quinta corda il 9 e il 7, poi vado alla quarta corda e colpisco l'8, il 6, sempre della quarta corda, poi nella quarta corda il 4, alzo il 6, colpisco il 4 ancora e poi il 6 della terza corda. Quindi il risultato finale è questo. Al terzo giro di accordi Thomas fa così, di nuovo, praticamente alzo alla terza corda, alzo l'otto per cadere al 6 della terza corda. Poi finire al 9 della quinta e fare ancora questo effetto. Poi, qui non scende, si ferma, non scende, quindi alzo il tasto 8 della terza corda per cadere al 6 della terza corda. E questo è il nostro terzo giro. Al quarto giro di accordi fa questo lavoro. Scusate. Allora, non l'ho fatto perfettamente bene, comunque. Alzo l'ottavo tasto della terza corda per cadere al 6 della terza corda. Poi vado al 16 della quinta e alzo. Lo ribatto, poi vado al 19, quindi poi vado all'11 della quinta e lo alzo e colpisco col mignolo l'11 della sesta. Poi sempre all'11 della quinta colpisco alzando e poi sempre all'11 della quinta lo tengo alzato, lo lascio scendere, colpisco il 9 della quinta per chiudere al 10 della quarta. Quindi in questo quarto giro
In sintesi esce questo. Poi quando riprendo un ipotetico quinto giro, chiudo così e poi parte la voce. Quindi scivolo, sono alla quinta corda e scivolo dal sesto al quarto. Quindi non a tempo, in sintesi tutto l'assolo si svolge così. Poi vado in alto. Poi ecco, spero che questo tutorial possa esservi d'aiuto. Scusate le mani fredde e la chitarra un po' scordata, ma l'importante è che siamo riusciti a capire un po' lo scheletro dell'assolo e dove posizionarlo negli accordi. Grazie a tutti.